Ah, sì, le nozze del Jon Snow e Ygritte. Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Christopher Catesby Harrington e Rose Eleanor Arbuthnot Lesley. Li conosciamo pure come Kit e Rose, ma ancora meglio come Jon Snow e la bruta Ygritte. Abbiamo visto i due personaggi di Game of Thrones innamorarsi. Jon che perde la testa per lei dopo che lei gli è rubato la verginità. Quello era vero amore, altro che la regina dei draghi. Poi si sono scontrati, quasi uccisi a vicenda. Però poi ammazzarli tutti e due è stato un ragazzino malefico, che poi in effetti ha fatto la minaccia pure lui. E poi abbiamo continuato a seguire la storia dei due attori, quando la fantasia si è trasformata in realtà. Come nel migliore dei film Disney, i due sono diventati una coppia anche nella vita reale. Che poi è successo quasi subito, però all'inizio i furboni negavano l'evidenza. Lo scorso 23 giugno, con il protocollo delle nozze reali britanniche, Harry e Meghan scansate, Kit Harington e Rose Lesley, che in pratica sono i soprannomi, perché i veri nomi sono quelli che abbiamo detto prima, quei scioglilingua stile Daenerys, si sono sposati dopo 6 anni di storia e 2 di fidanzamento ufficiale. La cerimonia era talmente privata e segreta che gli invitati stessi hanno saputo il luogo esatto della festa post matrimonio, e alla fine era uno dei castelli di famiglia di Rose in Scozia, la casa dove è cresciuta. Ah, è cresciuta in un castello! Solo pochi giorni prima dell'evento, sulla busta dell'invito che hanno ricevuto c'era un francobollo speciale in limited edition della Royal Mail, le poste italiane e inglesi praticamente, con raffigurato Kit nei panni di Jon Snow. Che cafonata! Su Twitter girano parecchi video di fan che hanno ripreso alcuni momenti fuori dalla chiesa dove si è svolta la celebrazione, tipo nascosti dietro ai cespugli, no? Sulla festa non sappiamo assolutamente nulla invece. Si è tenuta sotto un enorme telone bianco per sfuggire anche ai numerosi droni che hanno provato a spiare dall'alto, ma c'è chi dice che fosse a tema Game of Thrones. Anche se Kit in un'intervista aveva affermato che non riusciva a convincere Rose ad allontanarsi da tematiche diciamo più tradizionali. Poverino, voleva fare una carnevalata invece, mannaggia. Alla cerimonia, officiata da un monaco, erano presenti molti membri del cast di Game of Thrones. Fra le assenze eccellenti però, segnaliamo Lena Headey, Cersei, Nikolai Coster-Waldau, Jaime, Natalie Dormer, Marjorie, Alfie Allen, Theon, Christopher Hivju, Tormund e Gwendolyn Christie, Brienne. Non saranno andati o non saranno stati invitati? Attualmente Kit ha appena finito di girare l'ultima stagione di Game of Thrones, che non vedremo fino al 2019, ma intanto possiamo rivederlo al cinema nel film La mia vita con John F. Donovan, incentrato sulle conseguenze e i risvolti di un singolare scambio di lettere fra un attore suicida, interpretato da Harrington, ed un suo giovane fan. Nel cast anche Natalie Portman e Jessica Chastain. Rose invece è una delle protagoniste della serie procedurale The Good Fight, spin-off della serie The Good Wife, di cui è attesa per il prossimo anno la terza stagione. Rose interpreta un'avvocatessa alle prime armi, sentimentalmente legata ad un collega. Oddio, speriamo che non si sposa tutti quelli con cui è sentimentalmente legata sul set. Tutto segreto, ma qualcosa siamo riusciti a sgraffignare da queste nozze. Ma che foto degli abiti degli attori? Vediamo. Cominciamo con Rose e Kate, classicissimi. Il padre di lei addirittura con kilt, e non è l'unico, perché questo frizzo se l'è concesso anche Richard Madden. Robb Stark, in versione tamarra, con l'occhiale da sole a goccia da Huckleberry in scuola di polizia. Guardate però la scarpetta che dettagliuccio, eh? L'abito della sposa è firmato da Alice Hub ed è costato solo 20.000 sterline. Spiccioli! Sophie Turner e Maisie Williams sono venute coordinate in nero e rosso. Parono la donna in carriera e la sua segretaria. Emilia Clarke in rosa cipria, abbastanza tremenda, devo dire. Lei è così giovane e bella, non capisco perché si è vestita dalla vecchia zia gattara che nessuno vuole chiamare e invitare da nessuna parte. Peter Dinklage, elegante e classico. Ma non si sa perché, sembra che in ogni scatto gli erode tantissimo. John Bradley, Sam, Ben Crompton, Edison Tollett e Joe Dempsey, Kendry, tutti molto sobri, classici, veramente la noia. Non c'è stato tanto da commentare, devo dire. Cosa stai facendo con quelle mani, Joe? Uno scolaretto al primo giorno di scuola che si stropiccia il grembiule. E così, niente signori, non siamo riusciti a sgraffignare di più, quindi questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi sul matrimonio del secolo. Così. Fatemi sapere la vostra sugli abiti, su se c'erano altri invitati segreti e su se shippate più Rose e Kit, Kit e Emilia o Rose e Emilia. Stacce! Grazie per aver guardato, iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!